Buongiornissimo, sempre io, sempre dalla stanza di mio figlio, sempre in quarantena fiduciaria, che significa che domani farò il tampone, se sarò negativo sarò libero e ci rivedremo con Breaking Italy già mercoledì, altrimenti, dovessi essere positivo, mi aspetta una lunga quarantena e in quel caso questa stanza diventerà centrale nei nostri discorsi, nei nostri dibattiti e nei nostri incontri. Detto questo, voglio mostrarvi una cosettina, così da far sparire anche la mia persona che in questo momento è in palese stato di abbandono. Voi saprete che Breaking Italy si sostiene principalmente tramite un sistema di abbonamento che si chiama Breaking Italy Club e che è questo ibrido appunto tra abbonamento e donazione, per cui ci sono vari livelli di iscrizione. Quello base si chiama Club, ce n'è uno sotto che è un pochino più economico e ce ne sono vari altri sopra, e ognuno di questi livelli sblocca delle cose extra. Dal livello Club in su si hanno dei contenuti extra, anche video, che peraltro quest'anno cambieranno molto, perché io ho delle grandi, ho una grande idea, un grande progetto che voglio fare solo per gli abbonati, quindi destinerò molte risorse solo agli abbonati, anche perché sono mi sento riconoscente per tutte le persone che sinora hanno sostenuto il club e che quindi hanno sostenuto Breaking Italy e gli hanno permesso di crescere, e adesso siamo in tanti, quindi è molto importante che esista questa finestra di ingresso di risorse. Voglio farvi vedere un pezzettino, perché parte di questi contenuti si chiamano Q&A, quindi gli utenti che sono iscritti, voi banalmente, le persone che partecipano alla community, fanno delle domande alle quali però non rispondo io, o comunque non rispondo sempre io, ma rispondono varie persone all'interno del team. Quelli che vedrete adesso sono Alessio e Chiara, che sono due persone che lavorano proprio nel team scrittura e quindi banalmente agiscono direttamente sul testo, sui dati, sulle cose, ricercano le informazioni che poi saranno in Breaking Italy. Non sono gli unici, nel senso che è un processo molto collettivo quello di fact-checking e di controllo delle cose che scriviamo, che include molte persone, anche chi magari non fa soltanto quello, ma fa comunque un passaggio per essere sicuri che quello che diciamo sia perfettamente al 100% vero, e spesso chiediamo anche l'aiuto di esperti in qualche caso quando le cose di cui parliamo vanno oltre l'expertise di tutti noi. Però ecco, Alessio e Chiara si occupano principalmente di dell'aspetto proprio creativo, di creazione dei video che poi vi vedete e che hanno la mia faccia sopra. Quindi ho pensato potesse essere un modo carino innanzitutto per invogliare molti di voi, o alcuni di voi, spero molti di voi, a iscrivervi al club, perché per noi è molto importante, link in descrizione, oppure semplicemente per rispondere a una domanda che tantissimi di voi hanno, cioè com'è la vita in Breaking Italy dietro la facciata che sono io che parlo delle cose. È molto carino che a rispondere siano stati Chiara e Alessio, soprattutto in un momento in cui io non ero presente non solo nella stanza ma nell'edificio, perché una cosa sono io che parlo delle cose che faccio io nel progetto che ho creato io, una cosa è il punto di vista di altri che sono arrivati dopo, quindi sto zitto, vi lascio guardare loro due che vi spiegano un po' le cose. Allora, domanda da Davide. All'interno del gruppo, il vostro ruolo è lo stesso? Avete degli ambiti prediletti quando si tratta di approfondire una notizia? E degli ambiti schiferiti? Dunque, tu hai un ambito preferito? Allora, io per deformazione professionale chiaramente mi concentro molto sulle notizie che hanno qualche spunto scientifico, ok? Solo che di solito non ne trattiamo Breaking Italy per ovvi motivi, perché serve un sacco di approfondimento e poi tecnico. Esatto, però ogni volta che c'è quel tipo di spunto mi ci infogo un sacco, quindi ricerco un sacco e mi piace molto cercare di trasmettere la maggior quantità di informazioni possibili, però rendendola chiara, che secondo me è quello che dovrebbe fare la divulgazione scientifica. Quindi cerco sempre di scrivere cercando di far capire al massimo senza per forza renderlo pesante. Per la differenza di ruoli, noi due più o meno facciamo la stessa cosa, nel senso scriviamo i pezzi, facciamo la rassegna, le ricerche e li scriviamo. Tu fai il primo blocco, io faccio il secondo e il terzo, quindi questa è più o meno la differenza, però scriviamo entrambi. Esatto, a livello di task è la stessa, però mentre prima che tu arrivassi io praticamente facevo quello che tu fai ora, quindi secondo e terzo blocco, ora la routine è cambiata abbastanza, perché col fatto che Ale
cioè interviene dopo che il testo preesiste, e che appunto io faccio il primo blocco, tu il secondo e il terzo, io ho cambiato un po' la mia routine, nel senso che è proprio cioè è stato diverso proprio per me iniziare a scrivere il primo blocco. Quindi diciamo che le differenze stanno più nel modo magari in cui dobbiamo strutturare i blocchi, piuttosto che proprio in ciò che dobbiamo fare. Alla fine entrambi scriviamo, facciamo ricerca, eccetera. Poi sono due approcci completamente diversi che da fuori, secondo me, non so quanto si notano, spero si noti, però sono proprio due approcci diversi che richiedono un diverso tipo di ricerca, di approccio, eccetera. Quindi è lo stesso, ma al contempo anche abbastanza diverso. Io spero che tipo a un certo punto saremo intercambiabili. Anche secondo me sarebbe anche molto utile da un livello di produttività, no? Sì, anche perché ci sono comunque quelle volte in cui, come dicevi prima, ci sono degli argomenti in cui magari uno è più forte dell'altro, vedi le robe scientifiche, nel senso, per tornare anche alla risposta, il mio ambito schiferito è quello scientifico, non perché non mi piaccia, anzi ero molto, cioè ero appassionata anche delle materie scientifiche quando ero al liceo, per quanto fossi al classico, però mi rendo conto di non avere molte basi, quindi non è tanto che non mi piace l'argomento quanto che sento mentre ne parlo di aver bisogno di approfondire. Quindi magari metti che nel primo blocco si parla del cuore suino, bla bla bla, lì secondo me magari in futuro mi piacerebbe dire: adesso sai cosa? Perché non... per me è la stessa cosa per il settore economico, su cui ho scarsissima preparazione, e quando devo fare ricerche mi trovo sempre un po' con l'affanno, perché dico: sì, ok, ho capito, ci sono, però riesco a farlo capire ad un'altra persona, che è sempre quella la chiave, no? E lì mi mette sempre un po' di ansia, quindi il mio argomento schiferito è quello, le cose più strettamente economiche, su cui a volte fatico a ritrovarmici. Invece tu su cosa ti senti più forte? Allora, a me piacciono molto i blocchi cuore, noi li chiamiamo così, che sono tipo i blocchi in cui si fanno ragionamenti su un tema, magari anche di dinamica sociale, eccetera. Nel senso, mi piace molto parlare di anche posti di cui non si parla normalmente, tipo quando si parlava molto, purtroppo ora le notizie scarseggiano, però quando si parlava molto di Myanmar ero molto contenta di fare proprio questo faro sulla situazione lì in Birmania, perché credo che sia importante approfondire e capire proprio le dinamiche sociali che sono alla base di questo tipo di situazioni, che molto spesso invece insomma non se ne tiene conto. E sto lacrimando le lenti. E poi perché all'inizio l'argomento cuore, l'argomento cuore, guarda, lascia stare. All'inizio del tirocinio l'anno scorso, nella prima settimana, avevo poi anche scritto molto di Navalny, che chissà come sta Navalny peraltro. E tipo da lì era nato un po' questo meme che io dovessi fare sempre la Russia. Quindi anche quel tema mi piace molto. È passato un anno e continuiamo a parlare di Russia. È passato già un anno. Mi sa che questo mese faccio il mio compleanno Breaking Italy. Bisogna festeggiare. Bisogna festeggiare. Quindi ci sono alcuni temi che mi appassionano anche senza un filo conduttore. Cioè, per dirti, la Cina, per quanto la trovi super interessante, mi appassiona molto meno della Russia. Non so perché. Forse... tutta la questione Navalny mi prende proprio un sacco, mi interessa proprio. Quando ero uscita l'inchiesta di Bellingcat avevo letto tutta l'inchiesta, tra l'altro avevo anche scritto proprio il primo blog, la prima volta che un blog aveva parlato di Bellingcat l'avevo scritto io, era stato proprio bello, quindi così. Sono più che altro tematiche anche di ingiustizia sociale, ecco, le tematiche di ingiustizia sociale mi piacciono molto. Mi piacciono molto le tematiche dei diritti umani, anche perché quello è il mio background accademico, perché mi permettono di fare dei ragionamenti proprio su cosa sta succedendo nel mondo in generale. Cioè, se parli di diritti umani e lo fai con un certo occhio e sapendo di che cosa stai parlando, senza magari cadere in banalità, eccetera, riesci a
non lo so, a fare dei ragionamenti proprio sulle dinamiche sociali contemporanee. Sì, ti permette di avere un approccio molto più ampio, di riuscire a far capire di più quello che sta succedendo, perché è importante. Anche a me piace un sacco trattare di dinamiche sociali, però siccome le sento molto, ok, ho sempre paura di non essere sufficientemente obiettivo. Ok. Quindi quello è più... Perché ti senti coinvolto emotivamente. Molto, molto. Mm-hmm. Quindi è una cosa, quella che devo imparare a fare, a distaccarmi, a comunque a far capire. E va bene sentirle, perché quello secondo me è il primo step, se ne vuoi parlare come si deve, cioè essere all'interno di quella problematica, riuscire a comprenderla e viverla in un certo senso, però mantenendo comunque un approccio obiettivo, perché comunque stai riportando dei fatti e i fatti sono diversi dalle opinioni e quindi bisogna trasmetterli in un certo modo, ed è quello che secondo me devo imparare a fare come si deve. Ti capisco molto bene. Cioè, capisco proprio perfettamente cosa stai dicendo, perché è una cosa, è una responsabilità che un po' mi sento anch'io, perché alla fine si tratta di quello. Perché alla fine c'è un certo, oltre la fan base, c'è un certo pubblico, no? Che sente quello che scriviamo, eccetera. Sì. Quindi c'è la cosa tipo, ok, ma perché la penso così? Perché davvero ho analizzato le cose o perché sono partita a priori? Mm-hmm. E questo devo dire purtroppo che a volte mi succede quando si parla di violenza di genere. Certo. Quando si parla di violenza di genere devo fare uno sforzo aggiuntivo per dire ok, pensa ai fatti, mm-hmm, ai fatti, non partire in quarta che sei incazzata col mondo, esatto, eccetera. E poi è importante anche da dire, cioè facciamo delle discussioni prima di scrivere le cose, cioè non è scontato che tutti quanti abbiamo le stesse opinioni, mm-hmm, possiamo non essere d'accordo tra noi, possiamo non essere d'accordo con Ale, e quindi prima di scrivere il pezzo, cioè, si fa una review e diciamo, io la penso così, io la penso così, come possiamo scriverlo in modo che ci siano due step? Questi sono i fatti e queste sono le nostre opinioni, voi poi traete le vostre, perché è così che penso debba funzionare, no? E quindi è importante, cioè, non pensiate che ci sia una visione monolitica, mm-hmm, dietro, eccetera, no? Ci sono varie opinioni, vari punti di vista che collimano e poi cerchiamo di trarne il meglio per far sì che venga una struttura anche abbastanza tenuta insieme, che le persone capiscano. Sì, infatti una cosa che molte persone sicuramente non si immaginano è tutto il processo di confronto che c'è prima della stesura, sì, del e dei blocchi. Cioè noi a tre che parliamo, ma che cosa ne pensiamo, ma sarà così, ma sarà cosà, magari uno ha degli spunti, si è in disaccordo, quindi sì, magari c'è anche un momento in cui ok, va bene, semplicemente accettiamo che la pensiamo diversamente. Credo sia una cosa molto sana anche proprio per lo show. Sì, ma cioè, anche secondo me comunque avere un punto di vista diverso non ti porta lì a cambiare opinione, però non lo so, ti dà sempre un... Ti dà degli spunti diversi anche su come stai raccontando quella è vero notizia, perché dici, a questa cosa non avevo pensato. Magari continuo ad avere la mia opinione, non la cambierò, però quest'altra persona ha un'altra opinione diversa. Quindi come posso spiegarlo? E Ale comunque ci chiede tanto. Sì. Ci chiede spesso, tipo, voi che cosa ne pensate? Secondo esatto me così, eccetera. Cioè, a me piace molto del mio lavoro anche il fatto che vengo interpellata anche a livello intellettuale, no? Sì. E niente, bello. Ci sta, ci sta.